Sarà un'edizione da ricordare, la ventesima del Rally di Caltanissetta, in programma il 22 e 23 ottobre, non solo per il prestigioso anniversario, ma anche per l'interessante livello degli equipaggi iscritti che andranno a caccia degli ultimi punti disponibili per le classifiche della Coppa Italia e del campionato siciliano. Da un lato la possibilità di staccare gli ultimi passi per la finale di Pico, in programma il 5 e 6 novembre, dall'altra l'ultima chance per scalare le classifiche della serie regionale, promossa da AC Sport Sicilia. Il parterre dei protagonisti è davvero importante, a cominciare dagli equipaggi della classe regina, fra cui spiccano i vincitori della scorsa edizione, i beniamini di casa Roberto Lombardo e Alessio Spiteri, che gareggiano su versione Evo della Skoda Fabia R5 per replicare il successo del 2021. Sulla stessa vettura a sfidarli i campioni turchi Burak Kukurova e Barak Akay, il mussomelese Paolo Piparo e Simone Crosilla e il team Elisabetta Franchitta e Rosario Merentino. Sempre in gruppo R2NC ma su Peugeot 207 Super 2000, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, mentre particolare attenzione agli agrigentini Maurizio Mirabile e Calogero Calderone, che saranno sulla bellissima Renault Alpine A110. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno con le Super 1600, Biagio Mingoia e Giovanni Loverme su Fiat Punto, Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia e Calogero Mattina e Ivan Rosato su Renault Clio. Appassionante come sempre la sfida fra i giovani della classe Rally 4, dove desta particolare interesse il confronto palermitano fra Ernesto Riolo con alle note Maurizio Marin e Rosario Cannino, con Giuseppe Buscemi che sono in lotta per la coppa di classe nel campionato siciliano. Di rilievo anche la partecipazione di Nazareno Pellittieri e Michele Lomonaco, con la Renault Clio di classe A7. Mirano anche alle piazze di vertice protagonisti della classe A6, in particolare Nisseni Salvatore Locascio con Michele Castelli e l'equipaggio composto dal mussomelese Salvatore Pio Scannella e dal madonita Francesco Calipò. Sempre affollata la classe N2, dove fra i piloti che sicuramente potranno essere protagonisti figurano Giuseppe Scannella, Michele Spena e Alessandro Marletta. Al ventesimo rally di Caltanissetta prenderanno parte anche 18 affascinanti auto storiche per definire le classifiche del campionato siciliano. Fra gli equipaggi più accreditati al via, Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina su una Porsche Carrera RS di secondo raggruppamento, mentre disporranno di un modello 911 di quarto raggruppamento della vettura di Stoccarda, Enzo Barcellona e Girolamo Catalano. Siamo realmente contenti che siamo riusciti a fare il rally Caltanissetta, perché abbiamo avuto un po' di problemi un po' di mesi fa, quindi riprenderlo è stata una cosa positiva anche che mi pare l'organizzatore, quindi sono contento per lui. Spero di divertirmi, fare divertire il pubblico come al solito. Le prove sono belle, quindi daremo il massimo di noi. Equipaggi ce ne sono, quindi sono contento pure per questo. Gli iscritti ormai nel rally non è facile che trovi tutti questi equipaggi, ora quest'anno sono contento per mio padre, va bene così.